A Calitri c'è il sole, ma l'incubo del Covid provoca nubi e paure capaci di oscurare anche una giornata di quiete. Il clima è di calma apparente per le strade del paese. Ci sono poche persone, soprattutto anziani, che cercano di godersi comunque questo speranzoso e sofferto bacio di primavera. Calitri, al confine con la Basilicata, con poco più di 4.000 abitanti, situato sulle rive dell'Ofanto, gemellato con Matera, capitale della ceramica, terra di tradizioni e benessere, nel cuore di Vinicio Capossela dello Sponsor Fest, svetta sulle colline colorate, da mandorli in fiore. Fino a poche settimane fa, il virus sembrava essere un mostro ben distante dalle mura dell'antico castello e invece il nemico invisibile che ormai viaggia veloce al di là di ogni frontiera o isola felice. Ha colpito anche la comunità di Calitri. In pochi giorni si sono registrati 90 casi. La metà sono giovani e bambini. Tre pericolosi focolai, avverte il sindaco Michele Di Maio, divampati anche dopo alcune feste tenute presso dei circoli privati del paese tra San Valentino e Carnevale. In attesa che l'ASL attivi uno screening di massa, il primo cittadino ha disposto divieti di assembramenti e restrizioni, chiusi anche il cimitero e le piazze. Calitri è un paese deserto, i negozi sono vuoti. L'incubo del Covid, come il numero dei contagiati, 90, fa paura. Non è mai successo, no. Che fa? Ho qui da vita. Guarda la danna, vado a queste. Siamo siete molto preoccupati. Anche perché è passato un anno e qua, insomma, sinceramente siamo anche un poco stanchi. Che hanno fatto una festa in casa. Una ventina di ragazzi hanno contagiato sicuramente pure le famiglie. Ma che dici da fa? Che dici da fa? Ma gli caghi, mi sono tutto il cimitero che era freddo. Prima Calitri era tutto libero, tutto buono, tutto. Una volta è arrivata e frega pure ai bambini, non solo i vecchi, anche i bambini. Un sindaco ha detto che intorno ai 100 chi sono. Siete preoccupati, eh? No. Ma secondo lei come mai c'è stata questa esplosione di contagio? Non lo so, o qualche festa e si sono invitati gente da fuori, c'è stato qualche problema per questo. Pensi che è? Sono tutti giovanotti, hanno fatto una festa. Hanno guardato tutti. Però c'è scritto che stanno in isolamento, non è che sono ricoverati. Però lui mi dice che 3 o 4 sono ricoverati. Sì, però sono grandi questi che sono ricoverati. Ma sì, che grande però. Ma come mai hanno fatto una festa qua in casa nonostante a Carnevale, le restrizioni? A Carnevale, sono riuniti, una ventina di giovanotti. Hanno guardato il paese. Dal punto di vista commerciale parlavamo con la signora che anche lei ha un'attività, noi non ci possiamo permettere tra virgolette di perdere comunque l'entusiasmo perché speriamo che passi tutto. Il momento commerciale è molto delicato, ma lo è da un anno. Si va avanti, insomma. Si va avanti, sì.